WhiteEgg è la società per l'infrastruttura della Open Internet of Things, che non ha una traduzione italiana ancora, magari in futuro l'avrà. Il mio nome è David Orban e oggi parleremo di quella che è la sfida di questo nuovo passaggio. Attraverso i 20 anni appena trascorsi, con il passaggio da server a PC a reti che abbiamo collegato assieme e recentemente attraverso telefoni cellulari che sono stati altrettanto collegati alla rete, abbiamo cominciato a dare dei sensi all'informatica che ci circonda. Prima immettevamo dei dati e adesso questa rete che abbiamo cominciato comincia a rendersi indipendente da noi, raccogliendo dati autonomamente. E questa quella cosa che si chiama the Internet of Things. Ed è una rete nuova dove le proiezioni parlano di miliardi di oggetti autonomi interconnessi tra di loro. Un neologismo che vi voglio introdurre velocemente è quello dello SPIME, inventato da Bruce Sterling, che è la contrazione di Space and Time. È una nuova categoria di oggetti che sa dov'è attraverso la posizione GPS, ha una memoria se non è collegata nella rete e un modulo di comunicazione per trasmettere ai database centrali il valore che il suo sensore rileva. Le iniziative che sono attorno all'internet delle cose sono numerosissime, però tutte queste iniziative si basano su due impostazioni che noi non accettiamo. Innanzitutto non sono basati su standard aperti, sono iniziative di nicchia, verticali, e si basano soprattutto attraverso la comunicazione da macchina a uomo, invece di concentrarsi sulla comunicazione machine to machine, che è un vantaggio enorme per quanto riguarda l'iniziativa dal punto di vista soprattutto degli investitori. La nostra strategia di marketing, in cui vogliamo offrire una soluzione a questo tipo di sfida, si aggancia a quello che è il cambiamento climatico. Oggi siamo tutti d'accordo che bisogna agire, non si può stare fermi a guardare che il pianeta cambi senza più un nostro intervento per cercare di raddrizzare le cose che stanno sfuggendo al nostro controllo. E un altro messaggio che stiamo cercando di dare assieme a questo del aiuto che la nostra proposizione può dare al cambiamento climatico è rendere l'hardware partecipante alla socialità della comunicazione internet. I mercati che possiamo toccare naturalmente sono numerosissimi, alcuni più tradizionali, altri più fantasiosi. E assieme alla proiezione di oltre 25 miliardi di oggetti interconnessi entro i prossimi 10 anni che ho già menzionato, l'aspetto fondamentale che distingue la comunicazione uomo-macchina rispetto alla comunicazione macchina-macchina è che questa seconda non ha un limite superiore. Ogni social network di cui possiate parlare ha un limite superiore di 6 miliardi di partecipanti. Non è così per noi. Il nostro modello di business è open source, offriamo servizi a pagamento come ogni modello di business open source naturalmente voglia fare, abbiamo già i primi spine pronti, la rete di sviluppatori, una fondazione che si occupa di stabilire gli standard assieme alla comunità. E abbiamo fatto l'altro ieri l'annuncio del primo telefono cellulare che include un sensore CO2 per raccogliere i dati ambientali. Il nostro team dei fondatori della società WhiteEgg, incorporata negli Stati Uniti 100 giorni fa, il nostro è calcolato prima il nostro 100 giorni anniversario oggi. E con il gruppo di sviluppatori in Italia e chiediamo un angel round di $800,000
per arrivare a marzo dell'anno prossimo, nel frattempo andare avanti con la ricerca di un A-round di circa 5 milioni. Grazie. Grazie. Domande? Quindi praticamente fate un software. OpenSpine è una piattaforma software open source. E perché dici che voi volete fare lo standard e non ci sono standard? Cioè voi volete essere lo standard? Noi attraverso un approccio inclusivo permettiamo agli altri di cavalcare i vantaggi che il nostro software offre, okay, mentre le proposte attuali sono soprattutto esclusive. Cioè okay, un produttore hardware che dice il mio end-to-end hardware è il migliore, chiaro, con questi standard, gli altri hardware chi se ne importa. Ok, quindi praticamente volete diventare lo standard de facto essendo open source. Esatto. Ok, e poi fare il solito discorso dell'open source con tipo vendere servizi. Esatto. Add-on. Ok, cool. Abbiamo rilasciato per gli sviluppatori oggi tre elementi. Il protocollo, che è un'estensione XMPP tecnicamente, una libreria per una piattaforma applicativa basata su Python e appunto attraverso il framework hardware degli esempi su come questo hardware può essere reso conforme alle nostre specifiche. Già oggi i nostri sviluppatori stanno portando alla nostra attenzione applicazioni naturalmente. Quello della raccolta del CO2 per esempio è quello di ribaltare completamente la percezione. Se l'accordo di Kyoto dice che una nazione è cattiva perché emette milioni di tonnellate di CO2, questo non significa niente alla gente comune. Se invece capiamo come il nostro comportamento quotidiano ha un impatto sulle concentrazioni di CO2 dove viviamo, dove lavoriamo, cambia completamente il punto di vista e la nostra capacità di agire di conseguenza. Un altro esempio riguarda per esempio i livelli di rumore. Semplicemente portandosi un telefono cellulare intorno è possibile capire quanto un ambiente è rumoroso. Se questo lo leghi ad un social network puoi capire dove sono le parti più interessanti la sera. Un altro esempio riguarda un costruttore edile che vuole certificare la desiderabilità ambientale e la qualità ambientale delle costruzioni che fa nei villaggi che realizza. Siamo sicuri, così come è giusto che sia, che le applicazioni migliori non le conosciamo, la killer application è ancora da inventare. Questi sono semplicemente i primi esempi che sono stati portati alla nostra attenzione da parte della rete degli sviluppatori.